Abbiamo rafforzato la sicurezza in alcune strade su sollecitazione ovviamente della comunità, una fra tutti quella di Santa Maria dell'Arzilla, dove sono previste tre strettoie, una a lato Pesaro, una a lato Fano e una a scendere da Monte Baroccio. Quella a lato Pesaro e a lato Fano saranno implementate, oltre che dalla strettoia, anche da una illuminazione dedicata per segnalare appunto il rallentamento causato dalla strettoia. E abbiamo per quella avuto già le autorizzazioni della provincia, abbiamo affidato i lavori e contiamo da qui a qualche giorno, insomma, già di iniziarli. E rispetto invece a Pontevalle, dove si sono verificati incidenti nelle ultime settimane, noi, grazie alla sensibilità del proprietario dell'area a ridosso dello svincolo, andremo a realizzare la progettazione di una rotatoria. Gli atti di cessione delle aree sono già stati fatti e la realizzazione della rotatoria comporta però un percorso un pochino più lungo dal punto di vista amministrativo e contabile. E nel frattempo, per rallentare la velocità, abbiamo pensato di realizzare una strettoia per chi viene, insomma, da Santa Maria dell'Arzilla e delimitare la curva con dei New Jersey, perché a volte ci sono macchine parcheggiate in curva, non permettono la visibilità e anche quello non contribuisce alla sicurezza. Stiamo aspettando le autorizzazioni della provincia, perché lì, siccome Santa Maria dell'Arzilla del resto si tratta di strada provinciale, e quindi dobbiamo ragionare in sintonia con loro. Per quello che riguarda l'affidamento dei lavori e le somme a disposizione, sono già nei nostri capitoli di spesa.